Ciao a tutti e bentornati su Io Ci Provo, io sono Pasquale. Prima di cominciare questo video ti volevo come sempre ricordare di iscriverti al mio canale se i contenuti ti piacciono e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Ti ricordo anche che io non sono né un professionista, né un trader professionista, né un consulente finanziario, per cui tutto quello che ti vengo a dire in questi video sono mie esperienze personali che sto condividendo con te e che spero possano essere per noi un motivo e un modo per scambiarci idee sui concetti dell'investimento, del risparmio e di tutto quello che può essere il mondo della finanza. In questo video ho deciso di guardare un attimino a tutto quello che ho imparato in questi pochi mesi, che a dire la verità, come puoi ben immaginare, è poco, 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 e ho buttato giù 5 punti, che secondo me sono 5 punti che mi hanno aiutato e che sono stati fondamentali per me per riuscire a risparmiare più soldi in pochissimo tempo. Per cui vorrei che, se tu hai provato anche le tue idee di risparmio, le tue metodologie di risparmio, mi possa lasciare un commento qui sotto per interagire con me e capire quali sono invece le tue tecniche per risparmiare, come hai fatto tu a risparmiare o quali stai pensando di utilizzare per mettere da parte più soldi o per investire più soldi. Io ti do le 5 mie. Ti ricordo che ho fatto questa scelta di risparmio perché voglio passare più tempo con la mia famiglia, per cui voglio crearmi una rendita mensile passiva che sia più alta possibile. Mi sono dato come progetto di lasciare qualsiasi tipo di attività lavorativa entro i 10 anni. E voglio cominciare in questo primo anno ad avere almeno 200 euro di rendita passiva che mi entrano tutti i mesi. Per cui ho cominciato a pianificare un po' quello che stavo facendo fino adesso, cercare di capire cosa mi potesse aiutare e sono venuto fuori con questi 5 concetti che vorrei discutere con te quest'oggi, appunto. Ti ricordo prima di cominciare che puoi comunque sempre aiutare questo canale sia cliccando e utilizzando i link affiliati qui sotto, anche usando PayPal Me per sostenere il canale con delle donazioni molto gratuite. Spollice in su se ti piacciono i contenuti, se non ti piacciono, come se non ti avessi detto niente. E cominciamo subito con questi 5 punti. Bene, la prima regola che secondo me è importantissima per aumentare le possibilità di risparmio è di pagare prima te stesso. Questa regola l'ho imparata leggendo il libro L'uomo più ricco di Babilonia, che tra l'altro puoi comprare col link affiliato che ti lascio qui in descrizione, dove appunto in questo libro, che recensirò poi in futuro, si racconta un po' attraverso questa quasi novella, quindi quasi un libro, quasi un romanzo, come bisogna comportarsi per diventare appunto l'uomo più ricco di Babilonia, per cui risparmiare più soldi. E il concetto principale che viene portato avanti durante tutto il libro è che tu debba prima pagare te stesso, per cui di qualunque siano le origini delle tue entrate, uno stipendio, investimenti, qualunque cosa sia, di questi soldi tu debba mettere sempre il 10%, meglio il 15%, da parte, come se quella parte di stipendio tu non l'avessi mai ricevuta. Se tu ricevi 100 euro, 1000 euro al mese di stipendio, usando il 10% dovresti prendere 100 euro per te e considerare che il tuo stipendio sia di 900 euro. E poi quei 100 euro sono il tuo stipendio per te stesso, non per il lavoro che hai svolto con la tua attività lavorativa, ma stai pagando te stesso per quello che sei, per quello che vali. E quei soldi sono il tuo risparmio, che tu puoi usare per investire, per mettere da parte, per progettare di comprare una casa. L'importante è che tu consideri quei soldi come il tuo stipendio personale e che è solo per te. Io, sinceramente, in questi 3 mesi che ho cominciato a risparmiare in maniera ossessiva compulsiva, sono riuscito a mettere da parte quasi 1600 euro. Questi valori poi cambieranno sicuramente al mese prossimo perché io, come ti ho spiegato nei video successivi, passerò a part-time, mia moglie passerà in maternità che qui in Irlanda purtroppo non è pagata, ma è solo sostentata dallo Stato con 250 euro a settimana, per cui sicuramente il valore dei miei risparmi scenderà molto di più, però utilizzerò sempre quel 10-15% di tutto quello che entrerà nelle nostre tasche come stipendio mio e nostro in questo caso, perché siamo una famiglia. Per cui mi raccomando, prima regola fondamentale, paga sempre prima te stesso. La seconda regola fondamentale che ho capito in questi mesi è che bisogna risparmiare da adesso. Ricordati, non cominciare a risparmiare quando hai soldi, quando guadagni di più. No, perché non troverai mai il momento opportuno per risparmiare, non troverai mai il giorno, l'anno, il mese opportuno per risparmiare. Tu devi cominciare a risparmiare da adesso, quello che hai. E poi con l'aumentare del tuo stipendio, con l'aumentare delle tue entrate,
aumenterai quello che risparmi. Ma se tu consideri la regola numero 1, il 10%, che tu guadagni 1000 euro, 500, 800, comincia a farlo da adesso, anche in piccole dosi. Mettere un euro al giorno da parte tutti i giorni sono 30 euro al mese, non ti sembrano niente, ma fra 10 anni sono parecchi soldi, fra 5 anni sono parecchi soldi, e comunque molto di più di quello che tu potresti risparmiare se non utilizzi una metodologia ben pianificata. Per cui mi raccomando, comincia adesso, non dopo. Questa metodologia vale che tu abbia 20 o 60 anni, perché pensa un attimo, chi ha 20 anni potrà risparmiare per più anni e per cui si troverà, quando andrà in pensione, un gruzzoletto molto più alto. Ma se chi come me comincia a 42 anni, facciamo 40, va? Consideriamoci un po' più giovani, e mi metto a risparmiare da adesso fino a quando andrò in pensione, comunque saranno, almeno toccando ferro che non muoio prima, 25 anni di risparmi. E anche se mettessi 100 euro al mese per 25 anni, sono tantissimi soldi che puoi usare per la tua vecchiaia, per aiutarti nei momenti difficili della tua vecchiaia. Per cui mi raccomando, non stopparti, non farti fermare dall'età o dalle difficoltà. Comincia a risparmiare adesso. La terza regola per risparmiare è quella di fare un budget. E se hai seguito il mio video precedente sul budget, capirai quanto questo è importante. Io ho capito sinceramente quanto sprecavo, quanto spendevo e quanto mi entrava solo grazie al budget. Facendo budgeting, i risultati che puoi ottenere si moltiplicheranno, perché tu capirai dove sono gli sprechi, dove sono gli eccessi. Per farti un esempio, io ho capito tramite il budget che pagavo di telefonino, di telefono fisso, molto di più di quello che mi servisse, e per cui ho chiamato la compagnia telefonica e ho ridotto il valore dei miei abbonamenti. Ho capito che, forse anche perché sono un vecchio noioso, non guardavo Netflix, non guardavo Crunchyroll, non guardavo più Funimation, tutte quelle a quegli abbonamenti che avevo, e li ho cancellati. E a fine mese ho risparmiato tantissimi soldi solo tramite il budgeting. Inoltre, tenendo nota delle spese ordinarie e straordinarie, tipo le bollette, le uscite fuori, quante cose si rompono in casa, quanti vestiti compri, riesci anche a capire dove stai eccedendo con le spese, e per cui riesci anche a pianificare per il mese successivo quanto riesci a risparmiare in più. Per cui secondo me fare il budgeting è una cosa molto ma molto importante, che va iniziata anche questa come risparmio da adesso, non da dopo. La regola numero 4 è anche una regola importantissima che ho capito in questi tempi e che secondo me molte volte non ci pensiamo, ed è quella di comprare solo quello che ci serve. Quante volte ci troviamo sui siti internet, Amazon prima di tutti, ma anche su eBay, oppure andare in giro per i negozi e vediamo una cosa e subito, come la vediamo, diciamo cavolo, quella deve essere mia, e la compri subito e spendi soldi che magari non puoi spendere o che non hai o che non avresti potuto spendere. Ed è una cosa molto sbagliata. Tra l'altro il budget ci aiuta anche in questo, perché se pianifichiamo le spese per un determinato scaglione di elementi, riusciamo anche ad evitare di andare oltre quel budget. Ma al di là di quello, una buona regola secondo me è quella di aspettare, magari vedere una cosa che pensiamo ci possa piacere, però non comprarla subito, aspettare un paio di settimane, anche di più magari se riusciamo, e se dopo 2 o 3 settimane non abbiamo più voglia di comprare quella cosa, forse abbiamo capito che era solo un vizio momentaneo, che non era qualcosa di cui avevamo effettivamente bisogno. Se invece dopo 2 o 3 settimane pensiamo di comprare ancora quell'oggetto, molto probabilmente ci serve o ne abbiamo realmente bisogno. Per cui evitiamo di correre agli acquisti come se fossimo ai saldi di fine stagione. Questo è un esempio che porto spesso sull'altro mio canale, dove mi occupo di alimentazione, Health Me Food, dove consiglio sempre di andare a fare la spesa con lo stomaco pieno, perché ovviamente quando si va a fare la spesa a stomaco vuoto si tende a comprare cose che non ci servono, soprattutto che ci fanno male: dolciumi, merendine, roba con lo zucchero, junk food. Se andiamo a stomaco pieno, invece compriamo solo quello che realmente ci serve per la casa, le verdure, la frutta, la roba che non ci fa male. E usare lo stesso approccio, la stessa metodologia quando andiamo a fare gli acquisti in qualunque negozio, sia fisico che online, ci aiuta tantissimo a risparmiare tanti tanti soldi, che poi potremmo usare anche per fare attività che potrebbero essere molto più utili, o spese che potrebbero essere molto più utili a noi e alla nostra famiglia. L'ultima regola, la regola numero 5, è quella che io reputo più importante, perché è quella che ho capito
durante questi mesi che mi ha aiutato a crescere molto velocemente, che mi ha aiutato a risparmiare molto velocemente e per la quale ho speso soldi molto volentieri, ed è quella di studiare sempre, comprare libri, leggere tanto. Io per 40 anni ho letto pochissimo, nel senso che a meno che non leggessi i miei fumetti di Attack on Titan, io negli ultimi 4-5 anni credo di aver letto un libro. Poi quando mi è scattato questa scintilla del risparmio e vedevo che un po' tutti quelli che facevano attività di investimento, di finanza e di risparmio dicevano sempre che bisognava leggere tanto, ho voluto provare anch'io. E ti posso assicurare che io adesso leggo la media dai 3 ai 4 libri al mese e ti romperò tantissimo le scatole su questo canale con le recensioni dei libri che ho trovato più interessanti. Ti risparmierò quelli, i libri cosiddetti cagate, che ho, per i quali ho speso i soldi anch'io e non te li farò spendere a te. Secondo me leggere è veramente una cosa che ti apre la mente, ti apre la mente e ti apre tantissime opportunità a come approcciare diverse metodologie di risparmio. Ti approccia anche come a vedere come gli investitori, quelli famosi, Warren Buffett più di tutti, ma anche gli imprenditori famosi come Jeff Bezos, hanno costruito la loro ricchezza, la loro stabilità economica. Ti aiuta a capire come essere un po' più minimalista, risparmiare più soldi e spendere meno soldi in cazzate, che molte volte è una cosa che rovina tantissima gente. Evito di comprare libri fisici perché altrimenti mia moglie sicuramente un giorno mi fa trovare la serratura della porta cambiata, perché non ci vanno più le librerie, per cui utilizzo tantissimo il mio Kindle, che trovo utilissimo perché poi ci posso mettere tantissimi libri là sopra che posso leggere quando voglio, posso saltare da un libro all'altro se voglio fare uno stacco magari fra un libro che sto leggendo e un altro, perché magari mi sembrano tutti e due interessanti. Per cui ti prego, leggi tanto, ti aiuterà tantissimo a crescere e ti aiuterà tantissimo ad aprire la mente a nuovi concetti, a nuove possibilità di guadagno, di risparmio e di investimento. Bene, questi erano i miei 5 consigli, quelli che ho imparato io in questi mesi, ma sicuramente ce ne saranno decine di altri, magari più importanti di questi o magari che vanno ad aggiungere la loro importanza a questi 5 che ti ho dato io. Ti prego di lasciarmi la tua particolare idea qui sotto nei commenti, di discutere con me riguardo a questi argomenti, cosa ci hai trovato di giusto, cosa avresti voluto aggiungerci. Mi piacerebbe scambiare informazioni e opinioni con tutti voi, con te in particolare che stai guardando questo video. So che il canale adesso è piccolo e sarete in pochi, magari pochissimi, però mi comporto e credo di portare contenuti come se foste milioni là fuori, perché penso che ci sia molta gente come me per il quale questo mondo è molto difficile e nuovo, per cui mi piace condividere la mia esperienza con voi. Bene, ti lascio come al solito col mio motto: io ci provo, e spero che anche tu ci possa provare, e ti lascio un ciao e ci vediamo al prossimo video. Ciao!